Abbiamo già tre iscritti, naturalmente come avete visto il dibattito si è già aperto in realtà. Abbiamo già tre iscritti, il dottor Carannante, adesso speriamo di essere capaci a farlo funzionare. Naturalmente no. Sì, sto cercando di vedere se funziona. Sì, direi di sì. Ce l'abbiamo fatta? Guarda, dovrebbe essere acceso. Sì. Prova, si sente? Sì. Detto sì. No. Grazie. Prima avevo interloquito con il professor Termini dicendo come si è figli del proprio tempo e della propria terra, perché noi figli della guerra, lui del 40, io del 43, meridionali per giunta, quel gioco dei surrogati dei cioccolatini abbiamo fatto a suo tempo, quindi siamo espressione di quella società, insomma. Invece vorrei dire alcune cose esemplificando, facendo riferimento alla mia esperienza pluriennale di pedagogo nell'ambito della scuola di specialità, prima di chirurgia d'urgenza e poi di ortopedia, e quindi della necessità di avere con i discenti un certo tipo di rapporto. E poi infine ultimamente di divulgatore, vi spiego io perché di divulgatore. E allora mi rifaccio all'inizio del vostro discorso. Secondo me, è un'opinione naturalmente personale, in tema di salute la televisione deve essere pedagogica, e nel momento in cui deve essere pedagogica deve essere, la divulgazione deve avere certe caratteristiche che significa poter parlare e farsi intendere tanto un consesso di premi Nobel come un consesso di operai, Menicucci. Questo è il problema. Nobel, perché devono tutti capaci di intendere e di volere, ovviamente con bagaglio culturale diverso. La divulgazione però ovviamente in certe situazioni assume delle caratteristiche particolari. E mi rifaccio adesso alla mia ultima esperienza. Io ho qui a Torino fondato la Società Italiana Medica di Paraplegia, in cui ovviamente si tratta di altissime, di pazienti con un quoziente di disabilità altissimo, soprattutto tetraplegici, in cui veramente la possibilità di recupero e di avere una qualità di vita di un certo tipo è sempre più lontana. Ovviamente io nel corso degli anni ho dovuto lottare contro i ladri di speranza e cercare di allontanare questi pazienti, la maggior parte pazienti da me trattati chirurgicamente, e allontanarli da questi miraggi, che sono miraggi costosi e inutili. In questo, per esempio, io ho proposto anche a Piero Angela un discorso di questo tipo, e lui mi ha detto, sempre per via epistolare, ma che era difficile portare un argomento di questo tipo. Io non ne ho capito veramente le ragioni. Io comunque continuo a fare la mia divulgazione, e io ricevo, non dico poco, almeno via mail o via telefonica, 10 telefonate alla settimana che riguardano per esempio l'impiego delle cellule staminali nei medullolesi. E qui veramente c'è la baraonda. E ci sono due aspetti da sottolineare. L'ultimo, un paziente polacco di 22 anni che mi ha scritto tramite un sacerdote italiano, che vorrebbe essere sottoposto a questo intervento di impianto di cellule staminali prelevati dalla mucosa olfattoria a Lisbona. Io è una settimana che sto meditando come rispondergli. Primo perché ho capito, e questa è una lesione molto alta, C2, C3, quindi una possibilità, quindi con respirazione assistita da un respiratore, con nessuna possibilità di movimento, quindi quasi una Locken syndrome, cioè si fa capire solo con lo sguardo. E quindi per non frustrarlo nella residua speranza di... E quindi questo aspetto della divulgazione. E nel tempo stesso l'onestà intellettuale di dire in questo momento
non c'è nulla che possa fare altrui. E al tempo stesso cercare di incastrare questi ladri di speranza. Grazie. Grazie, dottor Carannante. Se non ci sono commenti da parte vostra, se ritenete di intervenire, prego, Menicucci. Ci conosciamo da anni, il professor Carannante. Noi, in maniera molto ipocrita, evitiamo di trattare questi argomenti, proprio per evitare di spacciare speranza. Lei ha detto ladri di speranza, io dico spacciatori, ma ci siamo intesi. E sono argomenti molto delicati quelli che riguardano queste soluzioni di avanguardia che spesso, e la cronaca la conferma, proprio qua dolorosamente a Torino, si prestano a vere e proprie truffe, per cui evitiamo completamente l'argomento, a meno che non abbiamo delle fondate certezze che quello che viene annunciato abbia... sia credibile dal punto di vista medico. Quindi questo richiede una verifica, una consultazione con più medici, con più specialisti, perché il rischio è proprio quello. Credo che anche con il pericolo di trascurare una fetta di pubblico che è in grande necessità, quindi che è molto delicata, molto sensibile, che andrebbe aiutata, tutto sommato astenersi è meglio. Forse questo ci rende differenti come TG scientifico, a questo punto devo anche limitare le mie responsabilità dal resto dell'informazione televisiva e anche e soprattutto dalla stampa. Stampa intesa come, non come, dico, come giornale, come, anche se in questo caso. Anche. Il dottor Barcucci. Scusa, vengo qua perché per la comunicazione bisognerebbe vedersi, non dalle spalle, per cui... Allora, non, mi ha stimolato l'idea di intervenire, mi sono preso qualche appunto, l'intervento della professoressa Norma De Piccoli, e io sono uno psicologo di formazione, con una specializzazione in psicologia della comunicazione, e da 30 anni mi occupo di dipendenze patologiche da sostanze senza sostanze. Cerco di parlare più forte. No, mi agganciavo all'esempio che Norma facevi del discorso delle donne, no? Immagini, e mi veniva l'aggancio di come nel campo dell'uso di sostanze in realtà il rischio di dare informazioni è quello di indurre il comportamento invece che di prevenirlo. Intanto perché stiamo parlando di comportamenti che sono legati al principio del piacere, e quindi tutti noi vorremmo avere piacere, e chi ha già una problematica, in realtà l'informazione non aggiunge nulla di più. Chi non ha queste problematiche viene indotto all'interesse. E tralascio e tolgo completamente dal dibattito il problema della pubblicità. Non mi confronto nemmeno con la pubblicità commerciale. Ha un potere di fuoco che è impossibile da contrastare. Quindi un lavoro educativo di promozione della salute va fatto ad altri livelli, perché se ci vogliamo mettere a quel livello lì non abbiamo i fondi per farlo. Sono invece preoccupato di altri tipi di pubblicità che avvengono sotto legge della pubblicità progresso. Ve ne cito una, per esempio, e ve la cito perché le stesse cose le ho dette il 20 marzo in commissione 12esima al Parlamento, quando si discuteva del gioco d'azzardo. Adesso ne stiamo parlando, ne parlavamo allora, in cui io ho detto chiaramente ai parlamentari presenti che quello che loro stavano facendo era aberrante dal punto di vista scientifico, perché una pubblicità che voi avete visto ancora girare gioca responsabilmente ha due paradossi. Primo, che essendo il gioco un piacere, ma perché mai dovrei farlo responsabilmente? Lo faccio al massimo del piacere. Secondo, perché induco la possibilità che io posso giocare, anche chi non vuole, passando l'idea che ci possa essere una condizione di rischio che di per sé, scusate, una condizione di gioco che di per sé non è a rischio, che questo è ascientifico, perché non è vero. Esempio banale, se io chiedessi quanti di voi attraverserebbero Corso Bramante bendati nelle ore di punta, mi daresti del pazzo. Molti sarebbero, qualunque statistico sarebbe in grado di dimostrarvi che non tutti quelli che attraversano andrebbero sotto un'auto, nessuno sarebbe in grado di dimostrare prima chi attraversando ci andrebbe sotto. Quindi il concetto del rischio è esattamente questo. Non tutti quelli che hanno un comportamento a rischio avranno un danno, nessuno può dirlo prima.
Quindi il problema non è l'informazione, non è andare a dire non fare quel comportamento perché avrai la cirrosi piuttosto che avrai la compulsione da gioco, ma è attenzione, quel comportamento è un comportamento a rischio. Allora è drammatico che questo non venga fatto da chi dovrebbe fare pubblicità progresso. Questo è veramente drammatico, che non ascolti. L'altro elemento che credo importante è capire come in una sinergia, perché io vorrei che non ci fosse una contrapposizione, fra noi che operiamo nel campo della salute e i giornalisti che fanno cultura e quindi fanno salute, possiamo trovare una sinergia in questo senso. Ci stavo pensando, l'esempio di oggi, di stamattina, sui giornali è riportata questa drammatica notizia di una persona con un tasso alcolemico molto elevato che ha ammazzato una ragazzina di 17 anni l'altra sera. Deprecabilissimo, tutto quello che volete. Attenzione, il problema è la consapevolezza di quel comportamento. A me capita a volte, quando sono in tribunale di sorveglianza come esperto tecnico, di vedere le persone che ormai vengono fermate in stato di ebbrezza anche senza aver fatto incidenti gravi, il cui atteggiamento è: mi è andata male, hanno cuccato me, non potevo fare un dramma, meno male che non ho ammazzato nessuno. E allora il problema diventa di nuovo: come faccio a dare consapevolezza di questo? Allora la domanda, l'invito è: sarebbe possibile arrivare a delle sinergie tra i professionisti, l'università che deve darci gli elementi scientifici di ricerca e i media a tutti i livelli, per dire diamo l'informazione che va data anche giocando sull'aspetto emotivo, ma diamo anche altri elementi informativi? Primo elemento, potremmo incominciare anche a parlare delle cose positive che si vengono fatte in quel campo, e potremmo dall'altro lato dare delle informazioni specifiche. Sull'esempio che vi ho appena citato, sarebbe possibile pensare che il giornale dà la notizia drammatica, ma poi incomincia anche a parlare sul fatto che usare alcolici alla guida è sempre un comportamento a rischio, che qualcheduno ha il danno, qualcheduno altro no. Saremmo in grado di andare a criticare una legge che, se chi si ricorda nei 25 anni passati, è stata massacrata dalle lobby trasversali e poi è passata come mediazione? Pensate anche soltanto agli ultimi cambiamenti avvenuti al codice della strada, dove è stato introdotto il tasso alcolemico zero per i giovani e i neopatentati, quando le ricerche ci dicono che gli incidenti maggiori li fanno chi guida da tanti anni. Allora fatemi capire dove sta l'elemento protettivo, se non per dare un'idea che stiamo facendo qualche cosa. Allora io credo che noi dobbiamo veramente fare sinergia tra noi professionisti, chi fa accademia e i giornali, per dare un'informazione che protegga maggiormente, partendo per quello che secondo me è un assioma. Nel campo della salute, soprattutto con i comportamenti a rischio, che in prospettiva saranno quelli che comporteranno i costi maggiori alla sanità e alla salute, forse dobbiamo passare il messaggio che il problema non è dare l'informazione, il problema è creare condizioni che facciano sì che le persone si rendano conto che certi comportamenti hanno delle conseguenze che soltanto loro possono mettere in campo e cambiare. Grazie. Dottoressa Palmisano, una domanda in famiglia. Una domanda o un intervento? Scusate, ma conosco i difetti di quel microfono e qui riesco a parlare meglio. Buongiorno. In questa sala, un anno fa, abbiamo organizzato come Società Italiana di Ergonomia, io sono presidente della Società Piemontese, un convegno dal titolo Ergonomia portata di voce, due punti, strategie per un corretto utilizzo della voce. Questo convegno è stato organizzato dalla SIE insieme all'Università e al Politecnico di Torino per denunciare la necessità di fare prevenzione in chi utilizza per motivi professionali la voce. In primis, il convegno era indirizzato quindi a insegnanti, docenti, a operatori call centers, a professionisti vari che utilizzano comunque la voce in modo importante durante la giornata di lavoro. Uno dei primi criteri di prevenzione è proprio quello di evitare malmenage e surmenage delle corde vocali.
Ora, io mi chiedo come questa promozione alla salute, che tra l'altro sta sfociando nell'apertura di un tavolo di lavoro che vede congiunte le stesse parti che hanno organizzato il convegno, e verrà stilato un documento che porteremo ai ministeri della salute e dell'istruzione. Ora, io mi chiedo come questa necessità di prevenzione, che tra l'altro anche Guariniello ha ricordato recentemente, si possa sposare con una trasmissione televisiva che si chiama Ti dedico una canzone. Io non so se l'avete mai ascoltata, è condotta da una telecronista, presentatrice, che deve essere specializzata nel cavorale, perché a mezzogiorno tratta cibo, la cucina, e la sera tratta il canto. Non voglio pensare che cosa tratta nel suo tempo libero. Mi chiedo però se davvero non si possa fare qualcosa per annullare questa trasmissione, che se voi avete provato ad analizzarla, io ho dedicato 2 o 3 venerdì della mia vita, perché avevo piacere di prepararmi bene per il convegno, i bambini vengono messi come animali da circo su questo palco. La loro voce viene sottoposta a degli sforzi veramente disumani in bambini che una volta cantavano per lo Zecchino d'Oro, e quindi hanno da 3 anni a 11 anni, forse c'è qualche ragazzino che supera i 12 anni, però proprio nell'età dello sviluppo, quindi anche delle corde vocali. Oltre a questo aspetto c'è poi tutta la sfera che rientra nel campo della psicologia, e io qui mi chiedo gli psicologi in aula che cosa ci possono dire a proposito, perché vengono toccate proprio tutte le corde emozionali di questi bambini e dei genitori che assistono ai prodigi dei loro figli. Si vedono anche scene di riappacificazione fra genitori separati, perché i loro figli in quel momento sono il prodotto della loro unione, e questo merita l'annullamento della separazione e del divorzio. Ecco, io credo che su questo perlomeno si possa iniziare noi a livello individuale un'opera distruttiva nei confronti di una trasmissione che è veramente antisalute. Grazie. Dottoressa? Dottoressa Provisano, io sono qua, volevo precisare solamente una cosa, perché ho le mie spalle hanno un limite di robustezza, sono qua per l'informazione, non per tutti i palinsesti, ovviamente, non sono responsabile, anzi, sono il primo che si scontra tutti i giorni, sia con quello che esce dallo schermo, sia con chi è responsabile di quello che esce dallo schermo, ma è una lotta impari, vedete. Però se ci fosse effettivamente una crociata che parte dall'opinione pubblica contro, e non c'è in realtà, perché non c'è questa, così come non c'è in altri campi, questa presa di posizione, sì, certamente avrebbe il potere in breve di cancellare questi programmi dalla programmazione, dal palinsesto. Quindi fatelo, e io mi associo. Essere subito la ragione Minicuzzi, lo spirito di Anna Magnani è bellissimo, cioè la bambina che deve essere portata al successo come motivo di emancipazione magari da uno stato proletario, questo è il discorso. Professore Segotti. Ecco, io mi domandavo qual è il razionale dell'informazione attraverso la TV in campo sanitario, quando la Carta di Ottawa ha stabilito ben chiaramente che la salute è frutto dell'empowerment, cioè della valorizzazione della singola persona, è un'attività attiva. Un qualcosa che viene somministrato e versato sulla testa della gente non serve a niente. Allora, perché lo si fa queste cose? Guardate che io credo che i vantaggi sono molto scarsi, i danni sono molto rilevanti. Per cui è un po' quella schizofrenia che abbiamo, tipo quella del tabacco, per esempio, no? Il governo dice che non si può fumare, fa la legge per vietare le cose nei luoghi pubblici, poi dà dei contributi ai contadini che coltivano il tabacco. Io ho chiesto al rappresentante del Ministero della Sanità qualche giorno fa a Trieste un incontro di promozione della salute,
dice, ah, ma questo a noi rende 22 miliardi all'anno. 22 miliardi all'anno certamente sono una bella cifra. In Piemonte si diceva, pagamo un calo giusto, a superfesse tutto un caso d'olio. Credo proprio che dovremmo pensarci due volte, perché promuovere la salute è qualcosa che forse vale di più che pagare un calegista. Grazie. Temo che aumenterebbero l'IMU altrimenti. Dottoressa Calvano. Io voglio innanzitutto parlare di quello che facciamo noi come CIPES, perché questo convegno è frutto di questa attività. E il mio discorso si lega a quello che è stato detto prima da Barcuccio e quello che è stato detto da tutti i componenti di questa tavola rotonda. Noi riteniamo che la salute debba essere raggiunta e mantenuta lavorando in tutte le direzioni e in tutte le politiche. Ecco perché stavolta abbiamo toccato l'informazione. Cioè, la prevenzione della malattia non è, ma questo dirlo qui forse lo si dice gente che lo sa benissimo, non è l'anticipare l'eventuale conoscenza della malattia tramite analisi, esami, eccetera, ma è proprio cercare di mantenersi in salute. Mantenersi in salute quindi lo si fa vivendo normalmente la propria vita sociale, quindi guardando la TV, mangiando, andando con gli amici, eccetera. Ed è lì che noi cerchiamo di individuare quali sono le azioni che possiamo fare per mantenere, per valorizzare questi momenti. Ecco che mi viene da dire, un'occasione di questo genere ci sprona ad attivarci per andare avanti, quindi per fare qualcosa nella direzione del mantenimento della salute, perché mi sembra che siamo tutti d'accordo, in particolare questa ricerca dei medici, l'informazione che sia informazione scientifica, che sia informazione passata subliminarmente o informazione pubblicitaria, non fa tanto bene alla nostra consapevolezza delle cose che ci mantengono in salute e che ci fanno vivere meglio. Allora, se è così, se abbiamo tutti questa visione così negativa, i medici forse più degli altri, ed è giusto, perché il loro punto di osservazione è quello di prima linea, i medici di base hanno questo rapporto diretto, ma poi l'abbiamo sentito dire dai giornalisti, dai responsabili del Gran Giurì. Quindi, se sappiamo tutti che c'è un punto negativo, c'è un momento in cui, e questo in particolare che stiamo analizzando oggi, in cui i nostri concetti di mantenimento della salute possono venire, possono cadere irreparabilmente, allora uniamo le forze per intervenire su questo punto. Allora, come? La sinergia di cui si parlava prima, di cui parlava prima Barcucci. Possiamo sperimentalmente, partendo da Torino, partendo dalla nostra associazione, dalle attività che facciamo, creare anche noi un tavolo, come è stato detto prima dalla dottoressa Palmisano, che poi arriva a fare delle proposte. Secondo me sì, perché gli intenti sono simili, quindi l'ordine dei medici credo che voglia arrivare a una maggiore consapevolezza di quanto sia sbagliato attendere soluzioni ai propri problemi di salute dall'informazione televisiva. Il paziente che arriva dal medico e dice ma ho letto, ho sentito e vorrei questa medicina o vorrei questo trattamento o vorrei quella cosa miracolosa di cui parlava prima il dottor Carannante, è il loro interlocutore principale. Quindi da una parte i medici, dall'altra i giornalisti, che come diceva Sinigaglia, e non bisogna sottovalutare questo punto della formazione,
Sidigaglia diceva i giornalisti devono imparare, devono aggiornarsi, devono fare degli aggiornamenti seri, quindi non andando in giro per il mondo, che è poi il loro mestiere, lavorando nello specifico su alcune tematiche. Quindi questa è una delle più importanti, forse la più importante come tematica di aggiornamento per tutti i giornalisti, non solo per quelli scientifici che magari sono anche più preparati degli altri. Infatti credo che Menicucci non faccia testo rispetto a tanti suoi colleghi che parlano di problemi sanitari, problemi di tipo ambientale, eccetera, non occupandosi espressamente di questa tematica, e quindi lo fanno nei loro articoli quotidiani, mentre loro sono già specializzati e in un certo senso ci danno già molte, ma molte più garanzie. Quindi il discorso di combinare le due cose, insegnare ai giornalisti a capire quanto può far danni il loro porgere le informazioni in un certo modo, e dare ai medici dare ai medici qualche arma in più perché i loro pazienti siano più forti, abbiano spalle più larghe e non soccombano di fronte alla pubblicità e di fronte al martellare di alcune teorie, io credo che possa unire queste categorie che altrimenti non credo che abbiano molti contatti. Cioè non so quanto i medici abbiano contatto con l'informazione se non quando vengono interpellati in casi drammatici, il pazzo, che è pazzo, adesso scusate questo termine, non esiste, che compie un'azione, allora si chiede al primario, ma com'è possibile questo tipo, è vero che deriva da... Quindi i contatti sono pochi. Allora, creiamo un momento, un gruppo di lavoro che possa elaborare le richieste dell'una categoria, quella giornalistica, e dell'altra, quella medica, partendo dai medici di base, ma poi sono coinvolti ovviamente tutti i medici, e arriviamo ad individuare cosa possiamo chiedere, come possiamo cambiare questo stato di cose. Sulla pubblicità io non penso che dobbiamo rinunciare. Anche lì ci sono stati dei momenti in cui c'è stato quindi possiamo farlo sia per il discorso dell'informazione in generale, l'informazione scientifica, dell'informazione anche non scientifica, ma che comunque poi ha delle conseguenze sulla salute, ma secondo me possiamo e dobbiamo farlo anche sulla pubblicità, perché non possiamo accettare la pubblicità che è diventata sempre più volgare, invadente e veramente pesante come condizionamento. A me non basta pensare che ho gli strumenti e che quindi non mi tocca, io devo pensare a quelli che non hanno gli strumenti, che sono sicuramente, spero non la maggioranza ma la metà della nostra, e anch'io posso non avere gli strumenti. A questo proposito dico che qualcosa bisogna fare, perché accettare una pubblicità come quella, io ne dico una, poi finisco, che ho visto ultimamente, a parte il Moment che è veramente vergognosa, per cui compro 36 compresse perché le tengo sempre con me e quindi ne posso prendere una al giorno, le tengo... c'è una pubblicità di un salame in cui il bambino dà una fetta di salame. Il salame credo che sia una delle cose che faccia più male dal punto di vista dell'alimentazione, potessimo non mangiarlo sarebbe meglio, lo dà ad una bambina che gli fa gli occhi dolci, e la pubblicità è l'uomo è cacciatore, e quindi la bambina che avrà 7 anni fa gli occhi dolci al ragazzino e il ragazzino gli dà una fetta di salame come massimo gesto di generosità, il testo è l'uomo è cacciatore. Io questa cosa la trovo vergognosa dal punto di vista nei confronti delle donne, nei confronti per il salame, che direi proprio pubblicità. Quindi dobbiamo fare qualcosa e secondo me possiamo. Quindi io propongo che tramite il CIPES, l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Giornalisti si comincia a lavorare e si proponga un documento, facciamo un documento o qualcos'altro che possa essere che possa andare nella direzione che qui è venuta fuori, altrimenti se non ci riusciamo comunque vale la pena incontrarci e continuare a discutere, perché tutti questi sono piccoli tasselli e di sicuro qualcosa di buono avverrà. Grazie.
La raffinata metafora del salame, dunque ci sono, siamo in chiusura, che poi c'è il rischio che attacchino il riscaldamento qui, se non c'è. Tomasi, vi chiedo solo interventi un po' brevi perché siamo... Il microfono. A quest'ora bisogna farli brevi perché l'attenzione è anche ridotta, si sente? Sì, benissimo, benissimo. Due aspetti, un aspetto medico e un aspetto giornalistico. Adesso internet fa conoscere tantissime cose, fra le altre tutta la storia, la vita, la produzione scientifica, professionale, degli operatori sanitari, i rapporti vari con i clienti, l'illustrazione delle loro migliori risorse e dei migliori lavori prodotti. Io chiedo se l'ordine abbia possibilità di intervenire, se abbia i mezzi per intervenire, data la difficoltà legata al numero delle inserzioni, moltissime penso, io non lo frequento, inserzioni su internet. L'ordine controlla queste inserzioni? L'ordine è in grado di intervenire? Ha la possibilità di farlo? Secondo me ha il dovere di farlo, perché ciascuno di noi può mettere di sé e degli altri tutto ciò che crede. Una volta c'era un eccesso di controllo, adesso credo che non ce ne sia più. Ai giornalisti invece voglio chiedere se loro, nel loro codice deontologico, finisco brevemente io, trovino la parola comportamento etico, deontologia ed etica professionale. Noi siamo legati all'etica professionale nei confronti dei nostri pazienti e anche nei confronti della società. La vostra etica vi dice soltanto di dire una verità o vi chiede anche di porvi la domanda: quello che sto dicendo serve o non serve? Serve al bene o è distrattivo del bene della società? Può creare delle fantasie sballate negli utenti? Può creare dei patemi d'animo? Può fare anche schifo a chi sta davanti alla televisione e vede 25 trasmissioni sul delitto di Avetrana e tante altre cose di questo genere? Ma non per il fatto pubblicità, fatto spettacolo, questo è un altro argomento che riguarderebbe semmai la RAI. È salutare per chi ascolta, per la formazione del giovane, per la serenità interiore, per il rispetto dei valori della vita, stare davanti a questi fatti atroci e disdicevoli per tante sere? Grazie. Questa era una cosa sulla televisione, quindi su internet dovremmo dedicare un altro convegno. Questa è senz'altro la dottoressa Menicucci. Due parole. Dico solo due parole di risposta, che io sono rapidissima. Allora, per quanto riguarda la questione internet, cioè, come tutti sappiamo, l'abbiamo nominata prima, la legge Bersani permette ai professionisti, credo che questo sia stato colto al volo da moltissimi professionisti, di pubblicizzare le proprie attività, le proprie prestazioni, e questo è assolutamente etico che uno possa mettere su internet l'elenco delle prestazioni, purché queste siano vere e corrispondono effettivamente a una professionalità. Riguardo alla possibile degenerazione di questo e quindi del fatto che succede soprattutto nel campo odontoiatrico, devo dire, che si pubblicizzino dei messaggi falsi, eccetera, e allora questo è chiarissimamente viene sottoposto, allora quando si ne è a conoscenza, alla commissione disciplinare, insomma, per una pubblicità falsa. È chiaro che l'ordine non ha neanche i mezzi per seguire tutto su internet, quindi naturalmente si basa solo su una parte di questi messaggi, insomma, queste segnalazioni che ci vengono da nostri iscritti. Noi ci attiviamo naturalmente l'attività disciplinare, altre volte siamo noi stessi ad andare a vedere, no, attraverso le nostre commissioni, a prendere atto di questo. È chiaro che non riusciamo a coprire, insomma, internet
messaggi sono così, un numero così elevato che è difficile che in tutti i casi noi interveniamo, insomma non ce la facciamo proprio come mezzi. La sua domanda, rispondo io alla seconda parte, quella rivolta all'informazione, è destinata a rimanere senza risposta, perché è destinata a rimanere senza risposta qua, hicet nunc, perché io non sono competente. Quello che posso dirle è che uno dei motivi per cui io faccio il lavoro di giornalista scientifico, pure in un programma in cui la scienza ha un significato molto vasto, perché a volte affrontiamo in modo scientifico anche il voto elettorale o tanti fenomeni, è più un punto di vista, un approccio che un intento disciplinare, no? L'aggettivo scientifico della nostra testata. Uno dei motivi per cui io sono lì è perché mi sono ritirato da altri settori, perché la mia capacità di incidere, come dicevo prima, sul contenuto era minima. Potevo svolgere i temi in un certo modo, ma alla fine, quando tu sei su quel tipo di notizia che lei, di cui lei parlava prima, per la settima, l'ottava, la decima volta, anche se affronti in maniera diversa, sei sempre un anello della catena, no? A quel punto mi sono ritirato in un settore in cui invece posso incidere di più, perché ho dei colleghi con cui ovviamente sono più in sintonia, facciamo un tipo di informazione diversa e ci siamo ritirati anche noi in una piccola riserva indiana. Questo quanto posso dire. De Vicaris, dottor De Vicaris. Ma io volevo innanzitutto sostenere che il medico, e parlo da medico, non è necessariamente il depositario della salute dei cittadini. Volevo agganciarmi e sollecitare la dottoressa De Piccoli e il dottor Menicucci, perché mi è sembrata molto interessante, mi sono sembrati interessanti due aspetti. Uno, quello che la comunicazione contribuisce alla ricostruzione della realtà. L'intervento del dottor Menicucci, che ha detto: noi con le trasmissioni scientifiche facciamo comunicazione, attività scientifica, informazione, ma cerchiamo di migliorare il livello della cultura dei cittadini. E questo, al di là poi della benefica autocritica che sia lei che il presidente dell'Ordine dei giornalisti mi ha colpito avete fatto, ma questo è una realtà, ma detta da voi acquista una valenza ancora maggiore. Allora, io vi chiederei, rispetto alla vostra esperienza, e visto che si parla di una ricostruzione di realtà e di un aumento di cultura, e lei ha detto l'informazione è anche legata alla situazione di quel posto, quindi c'è sostanzialmente l'informazione che il cittadino si merita, si aspetta o che contribuisce ad avere, o che comunque in qualche modo è così. Allora, ci sono tre aspetti che vorrei che in base alla vostra esperienza sottolineaste. C'è un bisogno di salute, c'è una consapevolezza di salute e c'è un'attenzione alla salute da parte delle persone comuni. Qual è la vostra esperienza in relazione alle vostre attività, alle vostre competenze? Cerco di essere sintetica perché è una domandona. Allora, sì, ricostruzione nel senso che una informazione che io ricevo in questo momento non si inserisce in un vuoto, ma si inserisce in informazioni precedenti e soprattutto si inserisce all'interno di un contesto sociale e culturale che invia diverse informazioni. È anche vero che, dato un'informazione che viene diffusa nel contesto sociale e culturale, diversi gruppi sociali possono accoglierla in modo differente. Ma è molto difficile, se non impossibile, che una nuova informazione si inserisca come nuova, perché il nostro cervello non è predisposto ad incrementare delle nuove informazioni, le ancora a qualcosa di preesistente. E quindi, se io, comunicatore, scienziato, giornalista o quant'altro, propongo una nuova informazione, questa nuova informazione si inserisce all'interno di un sistema cognitivo, sociale o quant'altro già esistente.
Per quanto riguarda la comunicazione mediatica, quello che gli analisti rilevano è che tendenzialmente è abbastanza dimostrato che la comunicazione mass mediatica consolida lo status quo, consolida stereotipi, visto che questo termine è stato citato prima, e consolida pregiudizi. Ad esempio, questo è un autore che aveva studiato la costruzione del pregiudizio attraverso la comunicazione mass mediatica. Il fatto di dire che la comunicazione mass mediatica produce nuovi stereotipi, questo non è stato confermato. È un po' come la religione, che non possiamo né disconfermarlo né confermarlo, ma a livello scientifico non è possibile dimostrare che la comunicazione mass mediatica produce stereotipi o pregiudizi, o non lo possiamo né confermare né disconfermare. Quello che sembra è confermato è che consolida ciò che è un esistente. Se posso soltanto aggiungere una piccolissima cosa, dagli interventi che ci sono stati a me verrebbe da dire che riprenderei un po' lo slogan dell'OMS, che so che comunque uno degli slogan che il CIPES ha fatto suo, cioè politica in tutta la salute, salute in tutte le politiche. Martinotti, che è un sociologo che studia la città, dice: qual è la condizione di vita nelle città? Noi siamo passati dall'agorà al tinello, non ci sono più luoghi di condivisione pubblica. Allora, io credo che sia possibile proteggerci dall'informazione mass mediatica, e sia impossibile e sia possibile concorrere a sviluppare stili di vita nuovi, se noi sviluppiamo condizioni di vita legate alla comunità locale, costruendo anche le politiche sociali e culturali, perché se noi costruiamo delle iniziative nei nostri contesti territoriali dove la gente esce, non soltanto sta meno davanti alla televisione, ma costruisce maggiormente relazioni sociali. Allora è vero che non possiamo dimenticarci che siamo nell'era di internet, ma internet non sostituisce le relazioni interpersonali, e io credo che le relazioni interpersonali possono anche difenderci da un abbruttimento individualistico e solipsistico che è quello del salotto che Martinotti aveva utilizzato come metafora. E quindi davvero salute in tutte le politiche, comprese le politiche scolastiche, educative e culturali, ma questa è un'altra utopia. Faccio una riflessione che è un po' astrusa. La complessità della società sta aumentando, ma questo non vuol dire che aumenti la complessità dell'individuo. È una visione molto personale questa. Se noi stiamo andando, secondo me, verso un superorganismo quasi perfetto, siamo in una fase intermedia. E negli atteggiamenti, anche verso l'attenzione verso la salute, si notano, si rilevano delle contraddizioni. Per esempio, sembra che ci sia una perfetta attenzione verso quello che riguarda soprattutto lo stile di vita, la dieta, ma mi spiegavano all'EFSA, torno al discorso che facevo prima, l'EFSA è questa autorità sanitaria europea che si occupa di tutto quello che riguarda la sicurezza alimentare, non c'è nessuno, adesso magari potete fare anche la prova su voi stessi, non c'è quasi nessuno che sappia leggere le etichette, eppure ci sono le etichette sugli alimenti, dicono tutto. Quindi da una parte la gente vuole sapere di più, dall'altra poi è passiva, cioè chiede ma non assume un atteggiamento di consapevolezza attivo verso quello che riguarda la salute. Allora forse dovremmo chiederci se poi, lo so che diventa molto grande il discorso, va ben oltre il tema di oggi e la responsabilità sia dei medici che dell'informazione giornalistica, dovremmo chiederci se in qualche modo non possiamo incidere in maniera diversa sull'atteggiamento, sulla cultura, sulla formazione culturale della nostra società per generare comportamenti diversi. Arrivare ai livelli intermedi serve a poco, ma poco efficace diventa uno spreco di energie. E io sarei felice di poter smentire questa mia visione, che non è molto, lo so che non è molto, molto rosea, ma ho l'impressione che veramente c'è questa diminuzione di consapevolezza individuale, perché è funzionale a un migliore funzionamento, cioè a un migliore funzionamento della rete collettiva. Vi faccio ancora un esempio, se potete, un aneddoto rapidissimo. Secondo me, ho visto con molto piacere un documentario che gira da un po' di tempo sulle reti e anche sul web, di due capi tribù guineani della Nuova Guinea. Quando dico capi tribù voglio dire due capi tribù di una comunità che vive ancora allo stadio di caccia e raccolta e di un po' di agricoltura. Presi di peso, rivestiti, perché girano in mutande con le piume, e portati per un anno intero in Francia.
Ora, queste persone, andatevelo a vedere perché è molto bello, questi due individui hanno una capacità di raziocinio e di fotografare le situazioni in un ambiente diverso da loro, che noi, messi nelle condizioni in cui vivono loro, non avremmo. Sono molto più consapevoli. Uno dei due viene portato in montagna, non ha mai visto né la neve né la montagna, in altissima quota, guarda e dice: ho capito perché l'uomo bianco è così attirato dalle cime alpine, perché lo spettacolo è magnifico. Quindi lui si mette, fa un ragionamento che è perfetto, calzante per un uomo della nostra condizione e della nostra civiltà, non della sua. Noi in quella condizione non faremmo quel ragionamento, messi nella vita che lui conduce tutti i giorni. Voglio dire che secondo me noi siamo meno consapevoli che in passato, siamo sempre meno consapevoli come individuo, siamo più funzionali a una rete collettiva che deve essere molto efficiente. E sarei felice di potermi smentire, sarei felice che domani qualcuno trovasse il modo di invertire questo processo. Però se noi ci contestualizziamo in questo ragionamento, forse capiamo perché ci sono tante difficoltà poi nel provocare un comportamento attivo da parte del cittadino, da parte del consumatore, da parte di chi ci ascolta, del paziente, nei propri riguardi. L'invecchiamento di una società sarà anche l'invecchiamento dei cittadini sarà anche l'invecchiamento di una società, probabilmente. Non lo so, io ho questa idea. Siamo in rete. E siete in due. E purtroppo dovete presentarvi perché non. Speranza, ci sono gli universitari a un livello grande. Allora, noi stiamo formando dei cittadini attivi e degli spettatori, perché i ragazzini, dovete sapere che da una vita che loro lavorano con queste nuove metodologie, con questi linguaggi nuovi. E nello stesso tempo il Ministero della Salute fa tante cose per la prevenzione. Noi qui abbiamo un protocollo d'intesa, lavoriamo a contatto con la sanità, quindi di educazione alla salute, di educazione al cibo, cioè siamo veramente portatori con le nuove generazioni che sanno leggere le etichette, perché facciamo dei corsi anche su questo, perché è entrata l'educazione alla salute all'interno di cittadinanza e Costituzione. Questo è il dato di fatto. La cosa invece semplice che volevo darvi come speranza è che in Piemonte esiste Steadicam, che è il centro di documentazione sulla salute audiovisiva. Noi con Steadicam quest'anno stiamo formando in ogni ambito provinciale una ventina di insegnanti che lavoreranno sulla salute veicolata dalla televisione, gli spot, tutto quello che ci potete mettere. Quindi i ragazzi, i loro insegnanti sapranno decodificare i messaggi, e i ragazzini di oggi sono molto bravi in questo, non sono più quelli che si bevono tutta la pubblicità. E quindi c'è un buon lavoro su questo per arrivare al discorso dell'attenzione che si può avere attraverso la televisione con le giovani generazioni. I genitori invece, da un'analisi che è stata fatta nel 2008, di approfondimento con i genitori che avevano fatto, si fanno sempre delle sorveglianze sulla salute, Occhio alla Salute è un'iniziativa che il Ministero fa per controllare l'obesità dei ragazzini di 10 anni, è ancora vero che su un approfondimento i genitori come riferimento per la salute hanno il pediatra e la televisione. Comunque, nei vostri tavoli provate a infilarci anche il Ministero dell'Istruzione, non guasterebbe. Grazie. Direi che magari se lavorasse in sinergia, il CIPES, l'Ordine dei giornalisti, l'Ordine dei medici con questa associazione, non sarebbe niente male, anche perché poi io sono sorpreso dal fatto che esista questa cosa, sorpreso nel senso che non lo sapevo, e quindi per me è stata una sorpresa, felice sorpresa, che se venisse diffusa e confrontata i risultati, i contenuti. Prego. Devo venirla, vabbè. Comunque, dicevi che bisognava presentarsi, sono Margherita Ricciuti e sono una psicoterapeuta. Io volevo soltanto brevemente dire una cosa, in particolare rivolgendomi al giornalista. Si è parlato molto di salute e di tutela della salute, di come informare sulla salute. Rispetto alla mia percezione del problema, ho l'impressione che c'è un aspetto della salute che viene pochissimo esplorato nella comunicazione, ed è quello relativo alla morte. Cioè, tutta quanta la comunicazione sanitaria va nella direzione della prevenzione, del miglioramento della salute, del giovanilismo, del vivere il più a lungo possibile. Questa cosa qua
proprio in rapporto al fatto che le persone vecchie, questa è un'altra parola che chissà perché non si usa più, sembra che sia una parolaccia dire vecchio, no? Siamo tutti anziani, pare che ci sia una ricerca che dice che si può invecchiare solo da morti, perché l'italiano si ritiene vecchio dopo gli 85 anni, la vita media è di 82, vediamo un po', no? E, però voglio dire, proprio cercare di introdurre il discorso che morire non è sempre il fallimento della scienza medica, è che l'uomo è mortale. Questa cosa qua, per esempio, è una cosa che spesso si relega agli ambienti religiosi. Ma una volta, con la morte, chi viveva in piccole comunità, magari rurali, aveva una confidenza assolutamente quotidiana, perché morivano le galline, moriva il bambino piccolino appena nato. Oggi questa familiarità con questo pensiero si è persa. Una volta nel piccolo centro uno usciva e magari capitava di passare vicino al cimitero. Adesso nei grandi centri urbani ci devi andare apposta se ci vai. Per cui è veramente un'idea che si è fatta molto lontana. E farne un discorso come qualcosa di normale, di naturale, migliora la qualità della vita, perché aiuta le persone a vivere nel qui ed ora del loro momento storico, della loro vita personale, senza rincorrere necessariamente modelli di tipo giovanilistico, o senza, per esempio, fare sempre progetti a lungo termine, ma per cui poi la frustrazione di non starci dietro, imparare a fare progetti a breve termine, aiutare le persone quando arrivano a una certa età a concludere magari dei loro progetti. Questa cosa qua migliora tantissimo la qualità della vita, però è una cosa che chissà perché è un tabù nella nostra cultura, e io penso che mass media rispetto a questa cosa qua potrebbero fare tantissimo. Sì, non dimenticate però che il mass media è solamente lo specchio, insomma, no? Quindi se la nostra cultura ha abolito la morte, noi non è che possiamo di colpo dire adesso abbiamo il potere di riportare in vita la morte, mi scusi lo simbolo. Evidentemente è una cultura che ha delle sue premesse lunghe, storiche, e ha anche dei suoi obiettivi. Noi possiamo incidere molto poco, parlo sempre della nostra capacità di incidere, ma in realtà è chiaro che noi siamo uno specchio più o meno fedele, più o meno artefatto di quello che capita. Dovremmo forse riflettere, e qui mi riallaccio all'intervento sulla scuola. No, il mio punto di riferimento è proprio la scuola. Prima forse non l'ho detto chiaramente, ma se c'è una minima speranza di invertire, di creare delle novità, di invertire, di inserire elementi di cambiamenti, di originalità nella nostra società, lo si può fare solo nella scuola. Certo che lo stato attuale della scuola, anche tenendo conto dei vostri sforzi contingenti e del vostro successo contingente, è quello che è in Italia, e qui torniamo sempre a confronto amaro con paesi che sono anche vicinissimi a noi, non solamente con paesi lontani. Però la situazione è questa, non ci caricate di troppe responsabilità. Tra l'altro, no, anche perché non sì. Le avete tutte. Se posso dire una cosa, il Servizio Sanitario Regionale si è posto il problema della morte, ad esempio, con gli hospice. Abbiamo un assessore regionale che pensa che gli hospice siano una maledizione. Certo. E quindi è chiaro che non è un messaggio televisivo, non è un messaggio giornalistico, è un messaggio istituzionale gravissimo, e tutti noi ne siamo stati consapevoli di questa, chiamiamola topica, che è stata fatta. Noi abbiamo votato poi, in quello che abbiamo fatto fino a poco tempo fa, nel voto che abbiamo espresso, la maggior parte dell'Italia, una buona parte dell'Italia, c'era proprio questo elemento qua di contrasto fra un quasi ottantenne che... quindi voglio dire, no, non devo ricordare a tutti quanti che l'Italia fino a pochi mesi fa ha dato il potere, ha votato una persona che esprimeva queste due caratteristiche di essere quasi ottantenne e di ancora di vantare prestazioni da ventenne. La cultura è quella, insomma, che l'abbiamo fatta noi. Ci sarà, ma noi possiamo registrare le volontà di incidere, possiamo registrare la volontà, possiamo contribuire, ma non possiamo certamente cambiare le cose. Tra l'altro, lei ha citato un po' come battuta il fatto che se l'età media è 82 anni e ci si considera vecchi dopo 85, no, dal punto di vista statistico, logico, è molto comprensibile invece. L'età media è una cosa, poi si arriva anche oltre il secolo, voglio dire, 20 anni fa...
Sì, no, vabbè, sono, però è una cosa, l'età media, una cosa sono le punte. 20 anni fa probabilmente ci si considerava vecchi a 65 e si moriva a 62, non cambia niente questo.